Dopo le tante richieste fatte su una serie di criticità, il personale della sede distrettuale della TUA di Giulianova ha annunciato lo stato di agitazione e chiesto un tavolo di conciliazione. A sottolineare gli aspetti negativi del rapporto con l'azienda sono i sindacati Filt CGL, Will Trasporti e Faisa Cisal, che criticano le mancate promesse della direzione aziendale e le tante problematiche fino ad oggi nevase. Sì, principalmente lo stato di agitazione per le percorrenze. Difatti, sia prendo in esempio la tratta San Benedetto-Giulianova, dove sono stati messi dei limiti di velocità giustamente sul lungomare di Tortoreto e Alba Adriatica a 30 all'ora. Poi sono stati negli anni dei cambi di percorso, cioè noi prima facevamo il tratto della statale, adesso facciamo tutto lungomare ed è impossibile farlo con 50 minuti. Cioè, secondo me ci vuole almeno un'ora di percorrenza. Con la nuova dirigenza abbiamo fatto diversi incontri, però diciamo che le relazioni sindacali sono a zero. Praticamente i dirigenti fanno i turni come dicono loro e basta. Il problema è a livello locale, prettamente locale. Le corrette relazioni industriali sono dunque messe a rischio da irrisolte criticità. Come dicono i sindacati, la verifica dei tempi di percorrenza, le note non aggiornate, le problematiche dell'hub di Nereto, quelle di servizio sui turni interessati nella tratta Giulianova-Teramo-L'Aquila, la carenza del personale di officina, la modifica dei turni non scolastici. C'è però anche il discorso relativo alle condizioni dei luoghi di lavoro, dal mancato presidio pomeridiano dell'ufficio Movimento di Giulianova all'aggiornamento delle bacheche aziendali, agli interventi di ammodernamento della sala mensa, dei bagni e della cucina per raggiungere idonei livelli igienico-sanitari e ambientali di zone che sono destinate alla sosta e al ristoro dei lavoratori della sede di Giulianova. Possiamo dire che se non ci saranno delle risposte siete pronti a manifestare e a scendere nuovamente in piazza? Ma guarda, sicuramente io invito anche la stampa, le forze dell'ordine a salire sugli autobus. Per esempio la tratta Giulianova-Pescara, abbiamo un turno di domenica, cioè ogni giorno facciamo la tratta con 1:20, la domenica ci dà 1 ora di percorrenza, cioè è impossibile fare 1 ora a Giulianova-Pescara. Soprattutto il periodo estivo. Ma il periodo estivo non 1 ora e mezza, ma ci vorrà 2 ore delle tratte.